come coppa è già la quarta volta questa che veniamo a presentare il territorio solano. Questo perché? Perché, e qua faccio le veci di Claudia Bersani, che purtroppo mi ha chiamato e non ha potuto essere presente a causa di un sovraggiunto impegno proprio degli ultimi momenti, l'hanno richiamata e hanno detto di presentare un'altra cosa, si è fidata di noi, quindi è già un attestato di stima, quindi già una cosa buona. E faccio le veci di Claudia Bersani perché spieghiamo un attimo COP, Nova COP, la cooperativa naturalmente, Nova COP è la parte piemontese di COP, grande distribuzione, lavora sempre molto sul sociale, quindi lavoriamo molto per lavorare con il territorio, abbiamo varie iniziative, l'ultima che mi viene in mente è quella dei colloni per la scuola, due settimane siamo venuti a Masera, mercoledì mi sembra, a portare del materiale didattico che è stato raccolto dai soci COP e soprattutto dai clienti, quindi lavoriamo molto sul sociale. Essendo tra gli sponsor comunque di Expo 2015 come COP Lombardia e COP Italia, ci sembrava un'occasione molto interessante per promuovere il territorio, anche perché noi abbiamo delle eccellenze enormi. Io mi riferisco soprattutto al territorio solano. Io mi presento, sono Luca Ciurleo, socio COP. E si fatica a trovarlo. È complicato. Noi di solito le altre conferenze le abbiamo fatte alla... Sì, ma anche la penultima, cerca di qui, cerca di là. All'Aula del Futuro l'abbiamo fatta, sì. Quindi esattamente davanti. Il problema è che nell'Aula del Futuro non si poteva fare la degustazione. E allora, per una volta abbiamo detto, sacrifichiamo la location facilmente individuabile e facciamo seguire alla gente l'odore dei salumi. Andiamo di più noi. I salumi sono stati portati da Massimo Sartoretti del Divin Porcello di Masera. Chi conosce l'Ossola sa che Divin Porcello è uno dei due o tre ristoranti che sono un marchio di fabbrica proprio del territorio ossolano nei confronti del mondo. E ultimo oratore sarà Samuel Piano di Land Explorer, che è il ragazzo che sta riprendendo e facendo le riprese perché documentiamo tutto, che è di Land Explorer, un'agenzia di web marketing territoriale, quindi parlerà essenzialmente di turismo. Ti avevo portato dei soci, ma voglio bene. Grazie mille. Grazie. Se vuole fermarsi a mangiare qualcosa, vado a lavorare. Buon lavoro allora. Grazie. Come anticipavo, le altre conferenze le avevamo fatte all'Aula del Futuro, che era più semplice da trovare, naturalmente. Però nell'Aula del Futuro non si poteva mangiare e allora non potevamo fare la degustazione, quindi abbiamo preferito farla qua. Abbiamo portato i saluti di Claudia Bersani, io mi sono presentato, Fondazione Università è un ente di ricerca, un museo che ha sede a Duogno, adesso si è aperto anche a Meina, andremo forse ad Asti, siamo un po' in giro per un museo molto multimediale, e io sono un antropologo culturale, Massimo Sartoretti, osteria di Divin Porcello, che guiderà proprio la degustazione, quindi vi spiegherà come riconoscere un salame di testa rispetto a una mortadella, quali sono le note del latte, eccetera, 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 e concluderà Samuel Piana con esperto di marketing territoriali. Inizio io, come potete vedere, inizio con una di quelle fotografie che fanno già venire l'acquolina in bocca. Dobbiamo introdurre l'enogastronomia ossolana. Cerco di introdurla brevemente. L'ossola qual è? L'ossola semplicemente è questo pirulicchio, se vogliamo, questo piccolo Piemonte che si incugna, come amo sempre dire, nella Svizzera germanofona. Quindi siamo in lengua di Piemonte che non ha molto a che vedere col Piemonte. Il nostro dialetto è un dialetto essenzialmente lombardo, è una cultura alpina, una cultura fortemente di confine, come abbiamo visto precedentemente, abbiamo delle minoranze. Tra le minoranze la più importante è quella dei Valser. L'enogastronomia ossolana si basa su alcuni prodotti di particolare importanza. Questo è un ingrandimento semplicemente della provincia del Verbano Cusio-Ossola, che è quella di cui facciamo parte. Quindi trovate Domo d'Ossola, che è il cuore della valle, il cuore della Val d'Ossola, che a sua volta comprende tutte le altre valli, Verbania, che è il capoluogo di provincia sul lago, e Comegna, che è la capitale del Cusio. I prodotti enogastronomici principali io amo sempre definirli che siamo la patria delle 3P, anche perché sono le tre cose su cui abbiamo fatto le conferenze le volte precedenti, ovvero pane, patate e polenta.
Iniziamo a vedere il panel. Il primo panel, il panel più particolare, il panel più tradizionale, è un presidio anche slow food che è citato nell'Atlantic Slow Food dei prodotti tipici, del pane nero di Como. Che cos'è? È un pane nero di segale che è nato nella frazione di Duonio, quindi frazione di Como, che è una frazione di Duonio in Val di Gesso, diffuso in varie forme. Un pane di segale, un pane nero, un pane che veniva fatto una o due volte all'anno, dipende a seconda delle frazioni. Non c'era una panificazione giornaliera, naturalmente, era una panificazione frazionale, e questo pane naturalmente era alla base dell'enogastronomia e non veniva mangiato naturalmente dovendo durare un anno semplicemente con la fetta di pane con il pezzo di prosciutto, perché diventava troppo duro, quindi era alla base di altre preparazioni, quali ad esempio le minestre di pane. È diffuso anche in altre forme, quali quella del credenzino, del carsaltin, che io chiamo sempre dei panni di credenza, l'ultimo avanzo della panificazione, su cui viene inserito e vengono messi all'interno tutto quello che si trova in credenza, quindi si mettono fichi secchi, noci, uva, uvetta, eccetera, eccetera. Una cosa abbastanza particolare, molto buona, soprattutto negli accoppiamenti che vengono fatti nell'enogastronomia contemporanea, che prevedono naturalmente un accoppiamento di questo tipo. La nota dolce e allo stesso tempo amara del pane di credenzina unita con il lardo piuttosto che la sapidità di altri salumi e di altri formaggi. Siamo la patria anche del Bettermat. Il Bettermat che cos'è? È un formaggio che ha avuto il suo vantaggio, la sua esplosione, se vogliamo, grazie a Raspelli, perché Raspelli è colui che ha effettivamente inventato e riscoperto il Bettermat. È una famiglia dei grassi d'Alpe, mezza pasta espressa, che sono i formaggi tipici, è composto da un latte vaccino, e altri formaggi che abbiamo nella nostra zona sono il caprino solano, pasta morbida e compatta, oppure altri tipi che rientrano comunque per la maggior parte nei grassi d'Alpe, nei mezza pasta o negli espressa. Arriviamo adesso ad introdurre un attimino antropologicamente la carne. La carne, noi siamo abituati ad andare al supermercato, andare alla compra, può essere andati in altri supermercati, che sempre suona la bocca, a prendere la nostra carne nel banco frigo e ad acquistarla una, due, tre, quattro, cinque volte a settimana. È diventato ormai un must, una cosa che viene consumata nelle diete di oggi. Se notiamo comunque anche i problemi derivanti dall'alimentazione, è un problema questo, consumare così tanta carne, e viene utilizzata sempre. Se noi invece guardiamo la tradizione, nell'alimentazione alpina tradizionale era una vera e propria rarità e rappresentava il benessere e la ricchezza, l'eccezione festiva rispetto alla dieta tradizionale. Mi spiego meglio. L'alimento, la carne, era un cibo rituale. Il calendario alimentare, se vogliamo, si poteva dividere in due parti. I tempi grassi, quelli dove si poteva mangiare la carne, e i tempi magri, i tempi di quaresima. Noi sappiamo che c'era quaresima, quella pre-pasquale, 40 giorni prima di Pasqua. In realtà nel calendario agricolo tradizionale c'erano diversi tipi di digiuno, quindi diverse quaresime, ce n'erano fino a 3 o 4, alla fine della fiera la carne era lecita e consentito mangiarla per 3-4 mesi all'anno, essenzialmente. Ma c'è perché la carne non era utilizzata? Perché macellare ed uccidere un animale non voleva dire prendere un animale e farlo bistecche. Non c'entrava niente la persona, ma significava privarsi della sua forza lavoro. Quindi vitello e manzo erano delle vere rarità. Anche le stesse galline non venivano utilizzate molto. La gallina vecchia, preferibilmente, veniva sacrificata, tra virgolette, per fare un buon vuoto per una puerpera, una donna che stava per partorire, piuttosto che il vecchietto malato. Per questo si sacrificava, altrimenti le galline venivano utilizzate per le uova. Nella dieta tradizionale, prima che arrivasse Mr. Cracco che tirasse fuori l'importanza del mangiare il rognone, che vendesse il rognone a prezzi da 40-50 euro perché lo cucina Cracco, il rognone era una delle carni più povere che esistessero al mondo, e quindi era una delle carni che veniva consumata normalmente. Si mangiavano le frattaglie, si mangiava tutto quello che era commestibile di un determinato animale. L'animale più consumato in area alpina era l'agnello. Le sue carni erano apprezzate trasversalmente da tutte le classi sociali, quindi i poveri e i ricchi mangiavano tutti l'agnello. La gallina, come avevo anticipato, era ovaiola essenzialmente,
niente, e si consumavano anche animali che oggi sono animali d'affezione, i ghiri, i passeri, i tordi, i porcellini d'India e questa straordinaria lepre di Tench che è costata il posto al caro e vecchio Bigazzi, che una volta dato la ricetta della lepre di Tench, lepre dei cuppi, come diceva il buon vecchio De André nell'influenza del Ma, che è il gatto. Però se mettevo gatto poi rischiavo che mi volevo evitare la fine di Bigazzi. Arriviamo adesso a parlare del maiale. Il maiale è particolarissimo perché il maiale è uno degli animali naturalmente più importanti, perché è l'unico animale che viene utilizzato solo esclusivamente per la carne. Non vedrete mai un maiale tirare un carro di un carro, non vedrete mai un maiale venire utilizzato per arare un campo. Lo vedrete al massimo utilizzato come garbage pig, quindi come pattumiera. Si buttava tutto, il maiale tanto mangia tutto. La figura del norcino, pur citato Massacrini, erano particolarmente importanti, ovvero colui che era addetto alla macellazione del maiale. La sua macellazione, che era un atto rituale vero e proprio, era l'inizio di quelli che io amo chiamare, che vengono chiamati normalmente tempi grassi, contrapposti ai tempi magri e dalle quaresime tradizionali. Il maiale era macellato solo in quell'occasione ed era un vero e proprio lascia passare per l'inverno. Tant'è vero che il maiale non si macellava in periodi ben precisi che si contrapponevano tra i tempi grassi e i tempi magri. Si macellava tra ottobre e marzo. Questo perché? Perché eravamo ancora in tempo per poter consumare i prodotti principali della sua macellazione. Il sanguinaccio doveva essere consumato entro un tot di giorni. La torta di pane e sangue, che veniva fatta il giorno stesso della macellazione del maiale, doveva essere consumata entro 24 ore, perché altrimenti andava male. Quindi potevo mangiarlo, potevo consumarlo, perché ero ancora nei tempi grassi, nei tempi in cui non dovevo fare il digiuno. E poi iniziava il processo di stagionatura. Casualmente la prima stagionatura finiva proprio in corrispondenza di Pasqua, oppure la seconda stagionatura finiva in corrispondenza di Natale, guarda caso sempre in tempi che vengono denominati tempi grassi, in cui era lecito mangiare la carne. C'è un recupero di tutti i tagli di carne, comprese le orecchie di muso, con cui si faceva un salame che io adoro, che è il salame di testa, che non è particolarmente bello da vedere perché è un grigiastro essenzialmente, però è particolarmente buono. Le setole diventavano degli occhi dipendenti, il budello erano involucri per insaccati, le interiora, come la torta di sangue, erano i pranzi per celebrare la macellazione stessa, si mangiavano immediatamente. O il sangue, la torta di sangue per rifocillare proprio quelli che avevano macellato il maiale, perché macellare il maiale, ricordiamolo, non era un'attività che potevo fare da solo, partecipava più o meno tutta la comunità, perché il maiale andava preso. Non raccontiamo tutti i dettagli più scabrosi, però era un'attività molto complessa anche solo per preparare le pentole, per scaldare l'acqua, per poi procedere alle varie fasi di lavorazione. Il maiale lo troviamo anche nei santi. Nell'iconografia di Sant'Antonio Abate, uno dei santi più importanti, noi festeggiamo sempre, se il mio papà si chiama Antonio, festeggia Sant'Antonio da Padova, che è il 13 giugno. In realtà uno dei santi più importanti tra quelli tradizionali è naturalmente Sant'Antonio Abate, che si celebra il 17 gennaio, e la data non è un caso. Secondo molti il carnevale inizia proprio il 17 gennaio con la macellazione del maiale sovraintesa da Sant'Antonio Abate. Il maiale, perché c'è il maiale? Non perché predicava gli animali, quello era San Francesco, bensì c'aveva il maiale perché sempre sembrato da un passo delle tentazioni, e quindi l'animale che tentava era, secondo la rappresentazione medievale, il maiale. Quelle erano le fortezze che venivano assunte, quindi dal maiale poi continuava ad essere rappresentato col maiale, si sono aggiunti tutti gli animali, e Sant'Antonio Abate è diventato il protettore degli animali della fattoria. Ancora oggi ci sono le messe dove c'è solo la benedizione di cani e gatti. Carnevale è naturalmente l'epoca più importante dove si macella il maiale, si mangia i prodotti della macellazione. Il prodotto principale che abbiamo è naturalmente pulenta e shiryu, il nostro.
polenta, farina di mais, ciri lui non sono nient'altro che i salamini, dei cotechini che vengono fatti e preparati. Vengono bolliti essenzialmente quella stessa acqua della bollitura, un tempo per le famiglie più povere veniva donata alle famiglie più povere che non tenevano dei saponi, perché naturalmente questo era lo benessere. Perché? Allora, l'idea c'era nata fare il classico abbinamento pane, salame, vino. Purtroppo però durante le nostre conferenze ho dovuto anticipare l'argomento del vino e quindi non ve lo ripropongo. E allora ho pensato, che cosa beviamo? Beviamo anche l'acqua. Però l'acqua a questo punto, meno male, la conosciamo. Ci sono ormai delle figure specializzate che fanno gli assaggiatori dell'acqua, quindi ti dicono se è più ferrosa, se è più, se ha più solfati. Se... Io, siccome non sono così bravo e non ho fatto questi studi, però ho degli studi turistici, l'acqua l'ho subito legata all'acqua termale, alle terme e quindi al benessere. E questo è il mio passaggio che faccio oggi con voi. Siccome siamo essere al massimo che sia la penultima, allora ho preso la palla al balzo non tanto per riempire di nozioni di dati il pubblico, bensì di ragionare sull'invito a venire in Ossola. Ormai abbiamo fatto tutto un bel percorso di presentazione del territorio, adesso cerchiamo di invitarvi. E prendo proprio l'acqua termale e le terme perché è uno di quei settori dell'Ossola che reputo il più interessante e quello con più sviluppo in assoluto dopo anni di crisi. Allora andiamo a vedere. Ecco, questa è già una foto che ci dice ampiamente che cosa voglio fare oggi. Voglio incolosirvi e venire. Terme che sono sia interne sia esterne. E come vedete, se venite di sera, questo è lo spettacolo che vi trovate di fronte. Però è giusto dare un qualche problema generale sul turismo nel BCO. Effettivamente le valli dell'Ossola, ma anche la Valdestrona e anche la zona dei laghi ha un grosso problema legato alla definizione del valore monetario. Cioè, noi sappiamo che il turismo è un asse strategico della nostra, del nostro territorio, ma ad esempio abbiamo problemi nella gestione dei pernottamenti. Dal 30 al 50% che ci sfuggono, cioè realmente non sappiamo quantificare i pernottamenti. O per meglio dire, noi quantifichiamo una parte molto limitata. Se io penso a tutte le seconde case, a tutte le strutture ricettive extra alberghiere che aprono e chiudono in ben determinati periodi, ecco, effettivamente questo è un problema. Alcune strutture purtroppo necessiterebbero di un restyling. Sono databili facilmente negli anni 60, 70, cioè giriamo in quell'area lì e oggi il turista vuole qualcosa di completamente diverso da quell'area lì. Cioè, mi ricordo di alcuni alberghi che effettivamente hanno ancora il bagno in fondo al corridoio, per questo veniva fatto nelle ex colonie degli anni 50, cioè oggi non è più vendibile una cosa del genere. E l'età media della clientela, ma questo è una caratteristica che appunto definisco non facile da cambiare, ma anche perché se noi pensassimo a cambiare di punto in bianco dall'oggi al domani e quindi a invitare i giovani, alcuni bambini, così avremmo diverse problematiche, cioè normalmente non avremmo le strutture di ricreative, le strutture del divertimento che mancano completamente. E quindi questi sono i problemi da cui nasciamo. Se poi andiamo a vedere il turismo termale, è un comparto che è in forte crisi, addirittura era difficile ipotizzare un scenario in futuro nel piano strategico del 2009. Io ho avuto la fortuna di essere invitato dalla Regione Piemonte al tavolo dei tecnici che avrebbero sviluppato il piano strategico turistico del 2009. E quando ci siamo confrontati, no, sulle varie aree, tra l'altro era un piano strategico ancora focalizzato sul prodotto e non tanto sul territorio, quindi a ogni prodotto gli davo la sua promozione. Prendo il prodotto montagna, se chi è della regione Piemonte sa benissimo che chi vive nella regione Piemonte sa benissimo che non è possibile gestire le montagne dell'Ossola come le montagne di Sestriere.
per fare un esempio, no? Purtroppo il concetto che passò in quel periodo fu un po' quello. Quando ci trovavamo di fronte alle terme fu un disastro. Cioè, i tecnici, io avevo una mia idea, cioè, su 15 tecnici a tavolo non c'era un'idea unica sul turismo termale. Tra l'altro il minore sostegno del Servizio Sanitario Nazionale, la diminuzione del valore terapeutico delle acque e soprattutto la scarsità di investimenti nelle forme che l'acqua ci dava, cioè fondamentalmente una volta che mi sono fatto il bagno voglio qualcosa in più nelle terme, diventava difficile oltre all'intervento. Il turismo termale vale, oggi vale meno del 0,5% del presente provinciale ed è praticamente ed esclusivamente praticato a Bognano, Premio di Trotto. Chi è del territorio dirà sì, ma mancano delle aree. Sì, sì, effettivamente, giusto. E adesso andiamo a vedere che cosa è successo con le aree. Allora, la stagione turistica è limitata, il turismo termale nei mesi estivi, con il più classico picco d'agosto. E questo già non è bellissimo. Tra l'altro nel 2004 contava un po' meno di 13.500 presenze e a Prodo 15.000. Erano veramente pochissimi, i numeri erano molto risicati. Il rilascio dell'offerta si scontra con la relativa scarsità delle risorse alternative. Tra i fattori di debolezza troviamo l'essere periferia. Ed effettivamente questo era un problema, cioè se io penso ad andare a Bognanco, c'è un problema. Arrivo a Domo e devo seguire il curvo lungo il Bogna, non ho altre soluzioni. E questo mi crea qualche problemino. Anche Premia, io ho sentito recentemente, stanno cambiando alcune cose su Premia, ma formalmente il direttore di Premia, il direttore marketing e vendite dell'area di Premia mi diceva che ancora il nostro primario target è quello del milanese, cioè io non sono riuscito a portare uno sviluppo, diciamo così, di turismo extra o comunque europeo o comunque fuori dal canone dei 90 minuti. E questo è un altro problema. Poi vabbè, ci sono alcune risorse idrotermali che vengono già utilizzate per l'imbottigliamento dell'acqua sostanzialmente da adesso per la domenica. E le sole risorse termali non appaiono più essere comunque il primo traino per portare turismo. Allora andiamo a vedere. Qui vediamo le terme di Premia, che sicuramente è l'esempio più semplice da portare, forse anche più conosciuto. E dovete sapere che appunto è incuneato tra le montagne, ha delle piscine esterne di terme, ma ha tutto lavorato sul centro wellness, cioè ha costruito una sauna, un bagno turco, ha fatto area secca, area umida, area relax. Oggi sono tutte piccole nicchie che si stanno sviluppando e che mettono in situazione migliore Premia rispetto ad altre aree, perché possono sfruttare anche per il Servizio Sanitario Nazionale, ormai quel poco che riesce a passare, a dare le giuste indicazioni anche terapeutiche. Ad esempio nell'area umida venivano, so che il servizio sanitario lo offre a seconda delle patologie che si hanno e vengono già indirizzati a Premia proprio per quel motivo lì, perché sono state strutturate molto bene. Le terme di Clodo ho portato, ecco, anche qui non ho fatto la solita sbrodolata dei numeri, delle statistiche, anche perché sono un economista, quindi quello è il mio compito purtroppo, quello di portare statistiche, dati. Ho voluto essere un pochino più leggero nella lettura e quindi vi ho portato la leggenda di fondazione che ci dice che i crociati di ritorno dalla Palestina erano talmente stanchi che fecero una bella bevuta dell'acqua e sembrava appunto stare fin da subito meglio. Questa è appunto la leggenda di fondazione, perché effettivamente il dato storico ce lo danno solo nel 1500, quando nel premio degli statuti della Valle Antigorio vengono citati, e poi il centro termale arriverà solo nel 1800. Nel 1865 il termine diventa un termine di Clodo S.p.A. E qui è interessante, per chi non lo sa, il Clodino arriva da lì. Il famoso aperitivo biondo arriva da lì. Le tre fonti sono Fonte Valle d'Oro, la Lise e il Monte Cisterna. Il termine di Bognanco, e qui effettivamente ci sarebbe molto da
poter rivalutare sul pianeta Bagnano. Nascono appunto a 700 metri d'altezza secondo il corso del fiume Bonne. La leggenda vuole che una ragazza beve dalle fonti e scambiò appunto l'acqua in acqua vite, dal tanto che era il pizzicore che aveva questo, quest'acqua. In realtà lo raccontò al cappellano Don Fedele Ticchelli, il quale era, prima ancora che essere un buon parroco, era uno abituato ai buoni affari. E infatti cosa fa? Diede l'incarico di studiare al chimico Browns questa costituzione dell'acqua e per non sbagliare si comprò l'area. Così fece subito business, del buon business. Tre sono le fonti, San Lorenzo, Ausonio e Gaudenziano. Temperatura costante di 32 gradi, interessantissimo questo. E poi arriviamo ai bagni di Treviso. Qui, da qui fino alla fine del mio intervento vi racconterò in realtà che cosa? Un futuro. Nei bagni di Treviso ormai un futuro che incomincia a essere realtà, con qualche piccolo problemino. Sono riaperti? Sì, sono aperti. Sì, nel 2015 sono aperti. Sono state aperte nel 2015 con il progetto specifico che è stato fatto tra Italia e Svizzera, con l'Interreg. E poi vi racconterò proprio di un progetto che nasce in Vallanzasca, le Acque Manzonis, se qualcuno ne ha sentito parlare, che proprio in queste settimane stanno definendo il sistema pubblico-privato, la partnership pubblico-privata che andrà a costituire la nuova stazione termale. Bagni di Treviso, vi dicevo, veniamo chiamati anche tipicamente acqua calda. Si trovano 986 metri sul livello del mare. Si raggiungono comodamente dalla Svizzera. Da Treviso ci sono un bel po' di ore di camminata, mi pare 2, 3, addirittura 5, ma tu perché vai piano? La verità è quella. No, effettivamente il racconto è che nel 1823 ci fu l'apertura dell'albergo che gestiva lo stabilimento dei bagni di Treviso. Il complesso fu ben distrutto nel 1881, fu ricostruito e nel 1951 fu distrutto completamente da una valanga. Che cosa ne successe? Da allora rimase in rovina. Adesso vi mostro un video girato nel 2012 da uno dei tanti escursionisti che entravano dalla Svizzera verso i bagni di Treviso. Questo è quello che vedono, che vedevano nel 2012. Nel 2012 che ci presentava in che stato era. Ho voluto fortemente mettere questo video, poi chiaramente il video andava avanti e a un certo punto diventava addirittura polemico, per cui ho voluto tagliarne il pezzo perché non ci serviva, in realtà dimostrare come è successo anche per il padiglione del Palazzo Italia. Chi è stato dentro il Palazzo Italia ha scoperto che sì, si è dimostrato tutte le eccellenze enogastronomiche, tutte le eccellenze del territoriale, ma sono stati riportati anche i disastri. Tra i disastri c'era anche questo, se vogliamo vederlo. E allora ho pensato di inserirlo. Oggi che cosa vediamo? Vediamo questo. È stato fatto appunto questo progetto Interreg Italia-Svizzera che ha permesso una rinascita completa delle terre. Purtroppo qui non ho un video esplicativo, ma fidatevi, ci sono sia online diverse, sia online sia, ho visto anche su alcune riviste, delle immagini rinnovate dei bagni di Treviso. Sono state costruite delle vasche interne, che vedete qua, ce ne sono due, sono state completamente ricostruite e ce ne sono fuori quattro o sei, insomma altre vasche esterne con cui viene portata fuori comunque l'acqua termale. Effettivamente questo, almeno stando allo studio di sistemazione dell'Interreg, ha sviluppato un certo tipo di turismo che al di fuori del momento escursionistico non trovava più alcun che. In
infatti in Valle Struga hanno avuto degli incentivi dal punto di vista turistico sui ristoranti, sulla ristorazione, che non è poco. E poi andiamo a vedere le acque Vanzonis. Ma perché vi parlo di Fanciulla Cane? Perché effettivamente, prima di tutto, è un mio personalissimo vanto, come quello di Ciurleo, di aver recuperato un po' questo personaggio. Allora, Fanciulla Cane fino a pochi anni fa era il classico condottiero leggendario, ma chissà se è realmente esistito, non si sa. C'era qualcuno che diceva che sì, era arrivato un Fanciulla Cane nella Valle Anzasca, però non è lo stesso Fanciulla Cane di Loreglia e Chesio, che è nella parte della Vallestrona, ma chissà. In realtà non è così. Fanciulla Cane era lo stesso, è la stessa persona che venne cacciato sostanzialmente dai Visconti a Loreglia e a Chesio, e iniziò a sfruttare una cava nella zona frera di Chesio, nella parte bassa della Vallestrona, vicino all'Alpe Doccia, perché è del territorio, così ha un'idea un pochino più chiara, che già la località frera dovrebbe dirvi che sostanzialmente si estraeva ferro, perché frera, ferriera, poi arriverà Unegna, gioca tutto completamente sul ferro. Ed effettivamente anche gli studi fatti archeologici sulla zona della Doccia, dove sono presenti una serie di massi coppellati, ci dicono che questi massi coppellati non sono fatti sasso contro sasso, per cui la forma, il buco della coppella sarebbe più tondo se fossero sasso contro sasso, bensì è ferro contro sasso, e quindi hanno una forma più conica. E quindi Fanciulla Cane, molto probabilmente, soprattutto nel periodo fino al primo del 1412, lavorò costantemente, era appunto un condottiero di vettura, per cui prese la popolazione locale, la mise a lavorare con metodi abbastanza brutali, tra l'altro, e iniziò a lavorare. Molto probabilmente, per le capacità tecniche di quell'epoca, arrivarono fino a un certo punto. Poi era troppo difficile recuperare il ferro, e lui si sposta in Valle Anzasca. Travalica, va in Valle Anzasca, lo troviamo a Piedimulera, e molto probabilmente si alza, e a un certo punto incontra le miniere d'oro di questa arena, ma soprattutto le miniere dei cani nella zona di Vanzone e Vansancana. Ecco, questo è un passaggio interessante. Arriva nella zona di Vanzone e San Carlo, ed ecco qua che lui, senza rendersene conto, ha innestato una ricerca direttamente delle acque Vanzonis, che sono queste qui, che vengono adesso viene riportato sostanzialmente in un sito che si chiama acquavanzonis.it, una delle bottiglie dove veniva imbottigliata quest'acqua, che è ferrosa. Vedete che appunto richiama il giacimento auriferi della miniera dei cani a 1480 metri sul livello del mare. Le acque hanno caratteristiche arsenoferrose, per cui hanno una forte componente ferrosa e anche arsenica. Veniva utilizzata per le cure di malattie cutanee, nervose, anemiche e diabetiche. L'unico che venne utilizzato, e chiaramente venne commercializzato, è il porfirio. Vedete sotto l'hotel Regina, perché venne costruito a Vanzone con San Carlo questo hotel, il quale utilizzava l'acqua Vanzonis attraverso una teleferica. Quindi dalla miniera dei cani veniva portato giù l'acqua. Chiaramente questo diventò difficilissimo da utilizzare negli anni, e quindi andò a sparire. E adesso che cosa sta succedendo? Sta succedendo questo. È solo diversi anni che il Comune di Vanzone con San Carlo lavora su questa idea, cioè le terme di Vanzone. Diciamo che i primi momenti di lavoro sono iniziati già nel 1980, quindi potete immaginare quanto è dietro la cosa. Oggi però la strada sembra essere abbastanza spianata. Per la prima volta siamo riusciti ad arrivare, infatti quello che vedete qui
sono dei rendering 3D, cioè sostanzialmente delle proiezioni di quello che sarà realmente le terme di Lanzone. Sono state predisposte dal Politecnico di Milano e con un bando di idee, quindi sostanzialmente non è stato speso alcun soldo pubblico, bensì si è deciso col Politecnico di Milano di mettersi in gioco. Ragazzi, datemi qualche idea, datemi qualche spunto su cui lavorare in una zona che appunto andrà a convogliare, perché le acque di Vanzone sono già state convogliate attraverso il CIPE, un organismo ministeriale che ha recuperato le condutture e ha messo a dimora queste acque, che finalmente stanno convogliando tutti in uno stesso punto, per cui sarà possibile finalmente fare il centro termale. Per costruire il centro termale si ha bisogno di avere un progetto. E allora si è chiesto al Politecnico di Milano, che ha già tra l'altro lavorato anche sulla zona della torre di Vanzone, come si chiama Luca, la torre di Vanzone, che mi sfugge? Torre di Battigio? La torre di Battigio, bravissimo. La torre di Battigio, che ha già fatto tutto il lavoro architettonico di recupero, ecco, ha chiesto sostanzialmente di elaborare la situazione. Bene, proprio in Expo, poche settimane fa, è stato fatto in uno dei tanti interventi di Ossola in Expo, la presentazione non solo del progetto finale che è passato, che è questo, e qui invece vedete l'elaborazione seconda, cioè quindi l'elaborazione più avanzata con già le altimetrie. Qui ho tolto tutto questa parte per non appesantire la discussione, ma soprattutto è stato preparato la prima convenzione pubblico-privata. Il privato si è presentato, si è fatto già una prima cernita dei privati, pare che siano arrivate diverse domande, ma quelli che possono avere un plafond di partenza finanziario considerevole per l'opera sono poi solo tre situazioni. Quindi si sta cercando di non perdere nessuna dei tre privati che vogliono investire, ma trovare un sistema per cui non sia più invece rispetto a premia, quindi non sia più una cosa pubblica, perché le terme di premia sono prettamente pubbliche, sono diversi comuni che si sono accordati e hanno costruito la situazione odierna delle terme. Oggi invece si cerca di rendere privato con un contributo, magari una start-up iniziale pubblica, ma formalmente questi tre enti per la prima volta proprio in un incontro a Tosso di Expo hanno cominciato a predisporre il regolamento. Non vi rubo altro tempo, anche perché è ora di Massimo Sartorelli. Tra 25-30 anni, beh, papà ha fatto l'altro ieri 79 anni, è ancora lì che lavora, che prepara i suoi prosciutti. Mio papà fa questo lavoro come lo faceva prima mio nonno, come lo facevano i miei bisnonni, sia da parte di mio papà che di mia mamma, perché è stata lì che c'è stata la conoscenza delle famiglie e poi si è sposato con mio papà e mia mamma. I miei trisnonni erano i norcini del paese, nel senso loro prendevano le prenotazioni di famiglia in famiglia e partivano dai primi di novembre fino all'inizio del carnevale praticamente, e giravano di famiglia in famiglia a ammazzare il maiale, insaccare il maiale. E il nonno mi diceva sempre, sai, io facevo tutto l'anno il muratore, poi quando arrivava l'inverno andavo in festa, perché per lui andare a lavorare però era la festa, perché entrare in una famiglia dove si ammazzava il maiale era una settimana di festa, perché quella settimana lì si mangiava anche la carne, era una giornata importante, che anche i bambini partecipavano a questa festa preparando l'acqua calda per lavare il maiale. Tutti i bambini avevano il loro compito, dal piccolo al più grande, le donne dovevano lavare l'interiore per pulire il budello, per prepararlo, rovesciarlo, mettere il bagno nell'aceto per poi essere subito pronto per insaccare i salumi. Per cui capite che la storia era importante, e il nonno mi diceva sono in festa, proprio perché quella settimana lì si divertiva. Papà adesso naturalmente non c'è più questa rituale, perché le famiglie che hanno il maiale adesso, Masera è un paese di 1200 abitanti, forse due o tre, non di più, perché purtroppo sapete benissimo che cambiati i regolamenti è un problema per
per ammazzare il maiale devi portarlo al macello, devi avere un mezzo per cioè, se tu vai a noleggiare un mezzo per portarlo al macello, poi ci vuole un altro mezzo refrigerato per portartelo a casa, hai mangiato il guadagno della preparazione del maiale. E adesso papà, anche lui, è tanti anni che fa questo lavoro, quando vado giù gli dico ho bisogno di un prosciutto, mi guarda e fa, ma sei sicuro? Cioè oramai non li coccola come se fossero dei bambini questi prosciutti, li conosce uno per uno e gli dispiace per i prosciutti, pensate come siamo arrivati. Vabbè. E noi produciamo 7 salumi a base di maiale, in più la Brisaura, che è un consorzio che è stato fatto pochi anni fa, e si chiama proprio Brisaura perché è il nome tipico della quella che comunemente Brisaura, e viene fatta con carne rigorosamente italiana, in genere il magatello, il pezzo anatomico che usiamo è il magatello. E da noi si faceva sia col magatello che anche con altri ritagli della carne di manzo, cioè o di mucca. Quando le parti più nobili venivano usate per fare il filetto, sottofiletto o tutte quelle cose lì, i ritagli venivano messi proprio in salamoia e fatte questa Brisaura. E la stagionatura è di 2 o 3 mesi, poi questa l'ho portata, ve la faccio assaggiare. Poi abbiamo la mortadella della Valdostola. La mortadella, malgrado voi possiate pensare che sia una mortadella di Bologna, no, è una mortadella che è fatta uguale, identica è il taglio del salame, per cui si usa coscia e spalla, e vengono messi i lardelli, e invece che, al contrario del salame, qui il salame viene aggiunto del sale, del vino rosso con dell'aglio, qua viene aggiunto un vino bianco, però brûlé, con le erbe, caldo, con una piccolissima aggiunta di fegato, ma il 2-3%, che anche chi come me non piace il fegato non se ne accorge e lo può mangiare. Gli dà un pizzichino un po' particolare, dei gusti particolari, ed è un presidio di Soul Food. Praticamente Soul Food ha tutelato questo salume, perché comunque è stato verificato che è uno dei salumi più antichi delle Alpi. Mortadella vuol dire che era pestato nel mortaio, che veniva macinato pestandolo nel mortaio. E era tradizione quando si facevano le mortadelle si fanno piccoline oppure le un po' più grossine, che era la prima che ha fatto vedere il papà che stava legando, che si chiama Stellina, e dopo io ve le porto tutte e due da vedere. E si faceva per tradizione nel budello cieco, nella bundiana, si faceva una mortadella grossa che veniva mangiata il Natale successivo. Praticamente queste venivano fatte novembre, dicembre, e il Natale successivo veniva mangiata, era una fetta molto grossa e dava dei sapori, dei sentori bellissimi. La mortadella viene fatta stagionare e 2-3 mesi e viene mangiata come se fosse un salame. È molto buona appena fatta al forno e accompagnata dalla polenta fragai. La polenta fragai sapete che cos'è? È la polenta asciutta, dove metti un chilo di polenta e un litro d'acqua. È difficilissima da fare perché tende ad attaccare, a bruciare, però resta morbida, asciutta e spettacolare con questa mortadella al fegato e alla forno. Poi abbiamo il prosciutto della Val di Gezzo e il prosciutto di Masera. Sono due prosciutti che, benché vengano fatti nella stessa zona, si differenziano tantissimo. La peculiarità del prosciutto della Valle di Gezzo è che viene affumicato con dei rami di ginepro. A Masera, Masera o tutto il resto della Val d'Ossola non veniva affumicato, però la tradizione dice che comunque sapeva un po' di fumo, e ve lo spiego subito qual era la peculiarità. Praticamente quando si faceva il prosciutto, non era che il prosciutto si tagliava tutti i giorni, perché il nonno diceva tante volte passava solo il pane sul prosciutto, mangiavo pane e aria al sapore di prosciutto. Quando veniva tagliato la domenica o perché c'erano ospiti o quelle cose lì, il prosciutto dove veniva conservato? Torniamo indietro un passo, non c'erano i frigoriferi. D'inverno non c'era problemi, le cantine sono fresche, d'estate la cantina è fresca, però la cantina c'entra lo stesso il moscone. Invece dove veniva appeso? Veniva appeso nella cappa del camino, all'interno. Il camino era sempre acceso, tutti i giorni, sempre acceso, perché era normale avere la casa col camino acceso. Ed era l'unica zona dove non volavano insetti e il moscone soprattutto. Per cui gli dava quel sentore di fumo, ma non era fumicato, era diverso. Il violino di capra. Il violino di capra, come tutte le zone di montagna, è un po' una cosa normale, perché si fa con la capra, si fa col capriolo, si fa con l'agnellone, si fa col camoscio,
praticamente si prende questa coscia, praticamente è una coscia di prosciutto fatta con un animale un po' più saporito, bisogna sgrassarla completamente perché il grasso contenuto della capra o degli animali selvatici comunque è sugno, proprio non mangiabile. La carne secca, adesso poi io ve l'ho portata anche, questa era fatta con i ritagli anche della carne bovina o praticamente era per recuperare tutta la carne, quello che ho detto prima, la bresaola o carne secca, da noi chiamavano carne secca perché ne era pronta prima. Questa è la moncetta che è sempre la stessa cosa e che ho parlato prima, vedete il taglio del magatello. Vabbè, il lardo, noi usiamo tantissimo il lardo, nei soffritti, un po' in tutto. È un lardo che ha un settore di erba, di rosmarino, di salvia soprattutto, ma non è così salato, è un lardo abbastanza dolce. Ecco, questo è il salame di testa che parlava lui prima, e praticamente viene usato il musetto, la mascella, la lingua, non ci sono frattagli, non c'è niente. La peculiarità cos'è? Che viene fatto in una padella, viene fatto bollire, e per cui perde tutto il grasso e viene insaccato a caldo. E quando è chiuso, è quella foto, vedete voi, un po' grigiastra. Si sente tantissimo il profumo perché viene aggiunta una spruzzatina di agrumi, una grattatina di limoni. Perché noi a Masiera abbiamo anche la fortuna, benché siamo un paese di montagna, abbiamo anche delle limonaie, perché è un paese che è baciato dal sole. E noi abbiamo questa brutta o bella abitudine di dire che è il paese più bello del mondo, dove probabilmente abita la gente più bella del mondo. Lo dico perché c'è qui il vice sindaco, l'ex vice sindaco, per cui lei... Questo prodotto è buono così a freddo, ma è buonissimo è messo su una fetta di pane nero, di segale caldo. Vengono proprio fuori tutti i profumi perché scioglie la gelatina che ha creato naturalmente e viene fuori anche la grappa, perché lo condiamo con la grappa. Va bene, adesso io vi farei alzare, andiamo di là, che così vediamo questi prodotti e li assaggiamo anche. Prego, li assaggiate. Qui vi ho portato una pancetta. Da noi si fa la pancetta piatta oppure la pancetta rotolata. Io qui l'ho fatta, questa pancetta, e l'abbiamo chiamata cuor di filetto perché nella rotolarla ci ho inserito dentro l'ultimo prodotto che vedete là in fondo, che è un filettino di maiale alle erbe, che poi lo assaggerete qui, la pancetta. Poi i salamini classico cacciatore, fatto con la pasta del salame, è naturale che matura prima del salame, difatti vedrete che anche il colore è un po' più scuro. Ecco, una cosa che non vi ho detto, i nostri salumi sono tutti prodotti senza conservanti, li possono mangiare anche i celiaci e soprattutto nelle nostre coop su a Domodossola e dintorni sono presenti anche nei corner della coop come prodotto tipico di qualità. Qui vi ho messo il salame, vi ho detto che c'è un po' di aglio e questa qua è la mortadella tipica ossolana, vedete che le forme passano dalla forma più piccola, più comoda perché anche per la famiglia che la compra matura prima, alla stellina invece un po' più grande che rimane anche più morbida e più... Sì, quella che stava legando il papà, ecco. Poi qua vi ho portato la bresaola, quella che vi ho detto di manzo, vedete che... Qui vi ho messo un assaggino di lardo e qua c'è il filettino alle 13 erbe. Questo, quando lo mettete in bocca, tenetelo un attimino in bocca, masticatelo un po' e sentirete che continua a cambiare di gusto, è particolarissimo. Intanto, prego, guardate, ci sono i piattini, prendete quello che volete. E... Ci sono gli stuzzicadenti. Qua ci sono gli stuzzicadenti, ma usate tranquillamente le mani perché noi non ci...